L'acqua è un'emergenza mondiale e l'Assemblea delle Nazioni Unite dedicata all'acqua, la prima dopo quasi 50 anni, si è conclusa con un forte appello, ma purtroppo nessun impegno concreto per gli stati del pianeta. Abbiamo un'emergenza acqua rilevante sia sulla siccità sia sulle alluvioni. Il cambiamento climatico sta creando un problema in tanti paesi del mondo, tra cui l'Italia. Pensiamo che sulle Alpi la siccità ormai di un anno e mezzo sta provocando quasi un dimezzamento delle risorse di acqua disponibile, in una zona di grande disponibilità d'acqua storicamente. Quindi la sfida è una grande azione per l'acqua, Action for Water si dice e ha detto le Nazioni Unite, ma soprattutto dobbiamo forzare gli stati a prendere impegni concreti. E le Nazioni Unite non possono continuare a fare solo appelli, devono realizzare dei protocolli internazionali, delle convenzioni con quelli che chiamano commitment, cioè impegni obbligatori, veri e propri momenti di azione concreta per gli stati, altrimenti, come spesso accade, dalla montagna si partorisce un topolino. Questa assemblea è stata importante perché ha dato uno slancio, ma non è riuscita a lanciare una vera convenzione internazionale sull'acqua.